in due parole di che cosa ti occupi? Prevalentemente amministrazione e gestione del personale, quindi curiamo quotidianamente gli interessi delle piccole, medie e grandi aziende, compreso altresì tutti i rapporti con le organizzazioni sindacali e gli enti preposti come la Direzione Territoriale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL. Il mondo del lavoro è un mondo molto complesso, purtroppo siamo stati testimoni di continui cambiamenti, stravolgimenti, non ultimo quello appunto del Job Act, e comunque questo bisogna essere sempre in prima linea per cercare la soluzione migliore e districarsi in questo labirinto normativo. Parliamolo di queste soluzioni, quelle che possiamo trovare in CNA. Le soluzioni sono tante, noi cerchiamo sempre di trovare quella migliore e più adatta per l'azienda. Adesso abbiamo il Job Act che ci propone molte, diciamo, opportunità insieme ad altri diciamo, finanziamenti o agevolazioni che sono previste dalla normativa. Ecco. Uno strumento molto utilizzato è la Garanzia Giovani tramite il Ministero del Lavoro, il bando occupazionale che ha fatto la Regione Toscana per il 2015 e poi tutte le varie assunzioni che possono interessare soggetti che purtroppo sono disoccupati o in cassa integrazione o hanno difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro. Si dice che le cose stiano migliorando, ma molte aziende sono anche costrette a tenere sotto controllo i costi. Le aziende oggi è difficile, purtroppo possono improvvisare, tecnicamente le aziende devono monitorare costantemente quelli che sono i costi, che oggi è diventata comunque un aspetto fondamentale per la gestione dell'azienda. E noi cerchiamo, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, di fare un'analisi approfondita anche in prospettiva per le aziende, utilizzando tutte quelle che sono le opportunità e i vantaggi appunto che sono a nostra disposizione. Quando sentiamo dire di imprenditori che non sanno come affrontare un calo di lavoro improvviso o la necessità di cambiare l'organizzazione interna, CNA come può essere utile? CNA è utile perché cerca sempre di garantire una risposta a quelle che sono le esigenze effettive su misura dell'impresa. Fortunatamente grazie alla nostra associazione possiamo anche vantare una esperienza molto importante che abbiamo fatto negli anni anche con grandi aziende, quindi faccio riferimento a grandi alberghi, grandi aziende nel settore dell'industria, della chimica, eccetera, quindi che hanno avuto anche esigenze di rendicontazione, progetti europei, eccetera, e quindi questo ci ha permesso di avere un'esperienza tale da poter affrontare anche situazioni più complesse adeguate a tutte quelle che sono le risposte. Ecco. Per quanto riguarda la possibilità di assunzioni a tempo indeterminato, ci sono delle novità? Sì, il Job Act ha previsto questa novità sulle assunzioni a tempo indeterminato, è una novità che entra in vigore dal gennaio di quest'anno, purtroppo è valevole solo al 31/12/2015, quindi vediamo se il buon Renzi ci darà la possibilità di poter aiutare le aziende anche a assumere lavoratori per il 2016. Ecco, ecco, ma Job Act, che cosa significa? Di tutto e di più, perché Job Act è un provvedimento molto ampio e a 360 gradi ha coinvolto i lavoratori e le imprese, principalmente per le assunzioni, sgravi di natura contributive, una rimodulazione degli ammortizzatori sociali, tutti quelli che sono i decreti inerenti alla tipologia di lavoro, hanno uniformato in un testo unico tutte quelle che sono le varie tipologie contrattuali, quindi è un grosso lavoro che ha coinvolto anche i tempi di vita, le condizioni delle donne, la maternità, quindi sono molti gli aspetti, magari ecco colgo l'occasione per poter approfondire sia per le nostre aziende, per poter approfondire e cogliere tutte le opportunità.